come gruppo regionale di Fratelli d'Italia denunciamo la latitanza del presidente Zingaretti, che è in tutt'altre faccende affaccendate, non soltanto adesso, ma durante tutto il periodo dell'emergenza Covid. Denunciamo anche la sua incapacità di stare sul pezzo in chiave nazionale e in chiave regionale, quando Fratelli d'Italia, nei vari decreti in cui sono stati spesi oltre 100 miliardi, chiedeva maggiore attenzione per la sanità, maggiore attenzione sui servizi pubblici. Il presidente Zingaretti, insieme al presidente Conte, si occupava semplicemente di più posti nei CDA, come quello dell'Enit, e soprattutto si occupavano principalmente di clientele, distribuendo posti di lavoro in tutti i ministeri lì dove hanno potuto. Siamo qui anche in una fase chiara propositiva, perché questo ha sempre fatto Fratelli d'Italia, l'ha fatto in Parlamento depositando centinaia e centinaia di proposte, e anche qui il nostro gruppo regionale, i nostri consiglieri regionali, che ringrazio per il grandissimo lavoro che hanno fatto di opposizione ma anche di proposizione, siamo qui per appunto lasciare a voi e poi all'assessore D'Amato le proposte che Fratelli d'Italia fa per cercare di risolvere e migliorare la situazione sanitaria, che in molti posti, anche in provincia, siamo al collasso, con la grandissima difficoltà di gestione dei tamponi e tutto quello che voi sapete. Oggi Fratelli d'Italia denuncia tutto questo, denuncia anche il fatto che ancora ad oggi non abbiamo notizie dei milioni di euro spesi in mascherine, di cui non parla più nessuno, perché il presidente Zingaretti è segretario del Partito Democratico. Qualunque altro presidente sarebbe stato messo sulla graticola e probabilmente si sarebbe anche dovuto dimettere, se in una pandemia spendeva 14 milioni di euro per avere delle mascherine, non ha avuto né le mascherine e non ritroviamo i 14 milioni. Noi immaginiamo che si debba fare un percorso sui tamponi che sia simile a quello dell'accesso ai triage del pronto soccorso. Tradotto, ci sono dei codici, quei codici danno la priorità nell'accesso al tampone e nella risposta al tampone. Noi rivendichiamo assunzione di personale. Proprio ieri in questa piazza i sindacati hanno protestato perché servono circa 10.000 persone tra personale sanitario e personale medico. Rivendichiamo con forza l'importanza di una medicina del territorio che in questi anni è stata completamente abbandonata, priva di risorse, di funzioni e di capacità. Si stanno sospendendo tutte le attività chirurgiche di medicina, di ortopedia, di chirurgia, di cardiochirurgia, di cardiologia, chiaramente sospendendo tutti quegli interventi di elezione, quegli interventi diciamo programmati, e quindi aumentando ancora di più le liste d'attesa di tutti quei pazienti che stanno attendendo e sperando di fare l'intervento, e quindi trasformare questi reparti con un caos pazzesco in reparti Covid, creando chiaramente non solo grande confusione ma anche grandi rischi, perché molto personale medico, avete visto che sono morti due l'altro giorno, due operatori sanitari, si contagiano tra di loro passando da reparti Covid a reparti non Covid, e gli stessi pazienti ovviamente che sono negli ospedali e che non sono Covid rischiano di essere contagiati.